한국도 좋아해. Buongiorno everyone, buongiorno Tashi Dele. Daniela loro gutte c'è antene drama che no to se sai antene le giorghe ta yoga nota du che no sue nis antene no o le mi patene come già te nis guarda davanti care mi pa come tambong a zeta tambong te che tambong a zu alere con oh tama di ci poco sommaso tamate ganzu ne yoga physical yoga duduci Buongiorno a tutti, cominceremo innanzitutto con alcuni esercizi di respirazione, la respirazione in 9 cicli per purificare i canali, e poi reciteremo un po' il mantra di Tara e faremo poi alcuni esercizi di yoga per cominciare. Tambo denganzu di cedere. La nanju in baina lamzonga pe chuzo la yudu kala nganzu Mitzema yangche tango yore. La talo te me baina tanganzu tambo nganzu loro gutu che yes loro gutu. In generale, quando siamo all'istituto Amazon Kappa abbiamo una registrazione o comunque cantiamo, recitiamo la preghiera Mitzema e oggi se non abbiamo la possibilità cominciamo quindi con questa respirazione in 9 cicli. Allora gutute nyamlenna du kala ti nyolenna tantela bendawa niyore nanju manju All Chibotin alum Mitzema Nyamda Zamning and the Luru Gutunium Lechi Dukala and the Date Ketchamo Mevache Oya Tana Kutinalo Oya Ale Nakushine O Matayati Luluchi Chicure. Now change the Carorasena O Shu Chimbolene Nakutinalo Oya Le Chital Makshu Chimoma Yuya and the Mendawa Niore. Tampo di Ukagnerwa. Taluru Gutu Nyamle Chatantella, Nama Bendawa Ni, Chicte very silently, Damebace, Chicte strongly. Ci sono 2 modi di addestrarsi in questo esercizio. Uno è in modo silenzioso, in modo molto tranquillo, quindi facendo entrare l'aria. Bloccando una narice, facendo entrare l'aria dall'altra e poi esalando l'aria dalla narice opposta e in modo silenzioso, senza fare rumore. Un'altra modalità è quella di farlo in modo forte, quindi anche con un proprio si sente il suono dell'aria che esce. Adesso. Silent show normalmente quando siamo a Pomaia facciamo la respirazione quella in modo più tranquillo, più silenzioso e oggi invece faremo quella più forte con proprio che si sente il suono più forte. Quindi per cominciare cercate di rilassare il vostro corpo. And then about the sugar and not too. E se avete vicino a voi un fazzoletto, sì, un fazzoletto per pulirvi il naso, allora è un'ottima cosa. Tandi nyamle de chedu kala, zogu de endici de su dams, zogu temo de kala, zogu shenda che su dam gores endici. Quando si fa questo tipo di pratica, bisogna stringere i pollici, come ha mostrato Gen Sonam, così. Quindi avete i vostri pollici, li mettete dentro le, insomma, in questo modo, e stringete con le altre dita. E quindi spingete poi mettendo, come vedete, le, con i pugni, con dentro i pollici, all'attaccatura delle vostre gambe. Facendo così, questo è di beneficio, migliora la postura della schiena. E tendete, stendete il dito indice della mano destra. In questo modo, utilizzando questo dito, tappate la narice destra. In questo modo, tappando la narice destra, fate salire l'aria, aspirate l'aria con la narice sinistra. Avendo aspirato l'aria, bloccatela per un po', in questo modo, dopo aver respirato. Con lo stesso dito, con il retro del dito, tappate la narice sinistra e in modo forte fate uscire l'aria dalla narice destra. Quindi facete... Quindi bisogna farla uscire velocemente e in modo potente. Quindi facendo uscire l'aria dalla narice, adesso tappiamo la narice sinistra e la facciamo uscire dalla destra, dobbiamo cercare di far uscire velocemente tutta l'aria che sta dentro il nostro corpo. Quindi facciamo così per 3 volte con lo stesso dito e poi altre 3 volte al contrario con l'altro dito. Adesso richiudiamo la mano destra, sempre chiudendo le 4 dita sul pollice, e la mettiamo alla parte all'attaccatura della gamba destra, e con la mano sinistra facciamo il contrario, quindi inizialmente tappiamo la narice sinistra e respiriamo dalla destra, poi tappiamo con il retro la narice destra e espiriamo fortemente dalla sinistra. oya tang azu nakunika no nyonda ya le kalele male do kan su civoloe su katto ci de maluetre. Adesso facciamo inspirazione ed espirazione da entrambe le narici, quindi respiriamo e poi quando inspiriamo e quando espiriamo lo facciamo sempre più forte, con forza, cercando di buttare fuori tutta l'aria. Di tema sumte uya lene ma shuchemo ludukane ti ude tode malobache ode tapadongo viene leva yene ma luyu saksakine luya de kechimores luya lan di tampo di uten tentu. E quindi contagela un dia le maludo kana un di maludo kana ngogiya in di papaya in lo maludo ma truguniya le nitima luyo sasamachias. Quindi pensate quando inspirate che di riempire non tanto la parte bassa del vostro corpo, ma la parte alta, la testa, quindi concentratevi su questa parte. No, cominciamo. Blood pressure tashe tombo mena di shu chembulina yaboyore tashe tombo yena shu chembuluju yamares. Se avete la pressione del sangue alta, allora cercate di farlo in maniera meno forte, quindi di rilasciare il respiro, di rilasciare l'aria in maniera più tranquilla, altrimenti se avete la pressione del sangue più bassa, fatelo in maniera più forte. Adesso adesso facciamo altre tre ispirazioni che non sono incluse, considerate in questi 9 cicli di respirazione, ma è comunque una respirazione aggiuntiva connessa a questo, e respiriamo quindi l'aria fin nel nostro stomaco e poi la buttiamo fuori per 3 volte. Shoke ngoto shuja shuse macho ngela ane ditsetona tambu chute se tongne an ditsetona pe yapoyor. Questo è molto buono come esercizio da fare prima della colazione la mattina, e quindi prima di mangiare, però possiamo bere un po' d'acqua prima di fare questo esercizio. Tandi normalmente quando siamo a Pomaia, magari in qualche sala particolare, non facciamo questo esercizio che comporta molto rumore, si deve espellere l'aria con rumore, perché insomma può essere considerato qualcosa di un po' rude in quel contesto, quindi invece in questo caso lo facciamo. Prima di tutto respiriamo, inspiriamo l'aria con il nostro naso e cerchiamo di riempire il nostro stomaco, la nostra pancia con l'aria che respiriamo. Quindi cominciamo, per prima cosa vi farò vedere, vi mostrerò come si fa. tambo ude yate se le ane nakune ude rimochi mata ude rimo mata dukane jogo nalo no ude che ci kuntoba mata toba ci cego. Quindi quando si poi espelle l'aria cerchiamo di farlo in modo più lungo possibile e di svuotare più possibile la pancia. Questo bisogna farlo necessariamente la mattina presto, non va bene farlo durante la giornata dopo mangiato. Topa nganzo lo nalo che ta nambe lo rosse te lunghi che ni sonda te samasholo ma io torresti. Quindi solamente bevendo un po' d'acqua, quindi un piccolo bicchiere d'acqua, in questo modo questo pulisce un po' il nostro corpo e queste respirazioni, il tipo di vento che noi andiamo a purificare è chiamato, per così dire, vento stantio, è un po' come della spazzatura nel nostro corpo, quindi in questo modo puliamo il nostro corpo da questo tipo di vento che possiamo chiamare stantio. Quindi quando si è in tante persone si può sentire un suono di tante persone che emettono questo suono e magari non è il massimo, ma se si è da soli a casa propria non c'è problema. Inizialmente questo può essere un po' difficile, ma se ci si abitua allora diventa una cosa molto più facile e con il tempo si sente il proprio corpo che diventa sempre più leggero. Adesso. Facendo in questo modo il vento sporco dentro di noi viene totalmente buttato fuori. Facendo così, bevendo un po' d'acqua a stomaco vuoto e facendo questo esercizio, il nostro corpo, il nostro stomaco viene purificato da queste varie impurità e anche ad esempio sostanze come oleose o grasse, che si proprio esce anche una sostanza nella nostra bocca. Questo quando siamo a Pomaia penso che lo si possa anche fare la mattina presto all'aperto. Adesso adesso magari siete seduti sulla sedia, ma comunque un buon modo per fare questo esercizio è inginocchiarsi, come vedete, e le mani metterle sempre in questo modo, con i pugni stretti sui pollici, dietro le gambe. Di la pani che giallote, ma che cambia che tu calcia. Quindi, sì, scusate, non insomma, i pugni come avete visto, non con i pollici nelle... Di giallote, ma che cambia tutte le gene. So che non la temanga si portava, l'usinicala, penso io particolare. Quindi sì, i pugni così con i pollici fuori e stanno sulla parte delle gambe, quindi più o meno sulle caviglie. In questo modo questo è di beneficio sia al corpo sia alla mente. E poi così mettiamo le nostre mani sempre così con i pugni e facciamo questo movimento sfregando la nostra testa. Con le nostre nocche, con questa parte delle nostre mani. Quindi questi sono degli esercizi che fanno coloro che praticano lo yoga, i praticanti, per migliorare lo stato del proprio corpo, per renderlo più in salute. Quindi facciamo adesso, diciamo che abbiamo praticato questo esercizio dei 9 cicli della purificazione del vento stantio e questo esercizio di yoga. Adesso reciteremo un po' di volte il mantra di Tara, per purificare, per eliminare gli ostacoli. Om Tare to Tare to Re Soha Yavan Dini Jesa Doma Dut Dovachi Chumalik E Salang Ba Sho Os Ya Tangazu Drama De Tsa Tangazu Ula Mipatene Gomjaita. Adesso abbiamo recitato il mantra di Tara e meditiamo un po' osservando il respiro. Qual è l'obiettivo, qual è il motivo per cui si medita il respiro, si medita osservando il respiro? E questo ha l'effetto di rendere la mente, portare la mente all'interno e calmare la mente. Quindi quando noi meditiamo osservando il respiro, la nostra mente, invece di andare nelle direzioni più svariate, si fissa su un oggetto, viene portata all'interno e quindi questo è di grande beneficio per rilassare la nostra mente. Shalola ma chik son leka che, ane nala tsule na gamja yudu kala. Katui na tambola ule mipate na gamja ni, to sa degi yore. Di junse karasana, tada shalola ma ando mido to kecha she, nisu mambo mi tung sadu kala, sembate kawa kasala, chode yore. Tate nalo la tsu duya la, o kala mipate ne, desha na semdaya kodne ka lulu charo. Quindi coloro che, gli yogi praticanti che meditano, quando hanno fatto delle attività, hanno incontrato delle persone e poi devono mettersi a meditare, inizialmente cominciano proprio da questo, meditando sul respiro. In questo modo, siccome quando si sono incontrate tante persone, si sono fatte varie attività, la nostra mente va da varie parti. E facendo così, meditando sul respiro, la mente viene portata all'interno e ci possiamo rilassare. La maggior parte dei tibetani, quando fanno questo tipo di meditazione sul respiro, questo viene descritto insomma, in molti testi, si parla di contare il respiro, contare 11 respiri, 21 respiri e così via. Quando noi facciamo così, ad esempio, inspiriamo ed espiriamo, quindi un'ispirazione e una espirazione, contiamo uno, un'altra inspirazione, un'altra espirazione e contiamo due, quindi una coppia di inspirazione ed espirazione. Ogni numero. In questo modo la nostra mente rimane insieme ai nostri respiri e quindi questo è di beneficio perché continua a stare concentrata sul respiro. Quando ero a Pomaia, qualcuno mi ha detto che non riusciva tanto a contare e per alcune persone, era più di beneficio per rilassare e concentrare la propria mente, rimanere, osservare il respiro senza contare. Questo è quello che ho sentito da alcune persone. Uya yunduken yungudo samba uma nduken nakunalo nema uma ndodo ya yungudo samba tira kala semba jatona diviore. Quindi voi vedete quello che insomma vi riesce meglio. Se riuscite a contare i respiri va bene, se non riuscite a contare i respiri comunque cercate di tenere la mente sul respiro, osservare il respiro senza che la mente vada all'esterno, pensi ad altro, e quindi quando inspirate pensate, no, osservate che il respiro sta entrando, quindi pensate sta entrando, quando espirate la mente è proprio sul respiro che esce, e quindi se riuscite a fare così allora questo è ottimo. Adesso. U tanka chichi tine, u kalmi patene tanka chichi tigi, nabatsu tanka titungi na ti tanka timato ura mi patene dena digitus. Ora lo faremo, io conterò 11 respirazioni e voi fate come preferite, se riuscite a contare anche voi, allora va bene, altrimenti semplicemente osservate i respiri. Cominciamo. Oh yeah. All of me but then they do call a penna or tanka chickney, the name of the Simatovache, Sambashalola, Chondovina, and a sim getting in the Garo, Masho Chimbo, Nyamde Vitare. Se non riusciamo a contare più di uno o due respiri e poi la nostra mente si distrae, allora questo è un segno che non siamo in grado di concentrare la nostra mente. Se abbiamo una capacità, per così dire, normale di concentrare la nostra mente, allora riusciamo a contare 5 o 6 respiri. Quindi se invece noi ci addestriamo ogni giorno, meditiamo in questo modo ogni giorno, allora arriviamo a contare senza distrarci 11 respiri, 21 respiri, 71 respiri e così via. Basta. Gonda katu nyam du tokyo and shitang and draw missing at the lawyer ya gay to color transhingi could naturally ane thinking the new patemates and the mamma and test in yom dogure. Quando la nostra mente quando la nostra mente incrementa la sua attività, naturalmente la concentrazione peggiora, diciamo, degenera un po'. Ane stem nalo ya stress ta stemba nalo stem ge kange yobaina ya digi chebe tingizema nyamdokyor. Oppure quando abbiamo qualche problema nella nostra mente, quando siamo stressati, preoccupati e così via, anche in questo caso la capacità di concentrarsi degenera, diminuisce. Mi scenda mambo la contro savoce. Tatu Savoce, Mishanda Mombola, and Demsechene, Semnalo Tendigi, emotional Mombo Yobaina, Digi, Wangi, nothing is a man number. Anche quando siamo, ad esempio, ci arrabbiamo spesso con altre persone, quando siamo arrabbiati, quando sorge dentro di noi invidia o vari tipi di emozioni di questo tipo, allora la concentrazione degenera nella nostra mente. Number Sanjebe Lorigna Lola Shipa Pe Chevatella Corala Nyamdon Rodin Cake Tinginzire Yusumare. Nei testi buddisti su menti e conoscitori, Lorik, si dice che la maggior parte delle coscienze hanno un fattore mentale della concentrazione che le accompagna. Chiarangi senti yu kande jigtol jupa yipayina til nikatesi ko injimenge de goyora matu yute totoyo ti deyala tingen zig nipate shipa pechewala yor tesera ko tingen yu yubareta. Quando noi quando la nostra mente osserva un oggetto, quando appunto qualunque sia l'oggetto della nostra mente, necessariamente almeno per un po' la nostra mente ci deve stare, lo deve osservare almeno per un po'. Quindi in questo senso si dice che almeno un pochino di concentrazione ce l'abbiamo sempre, o comunque presente in generale, sempre qualunque oggetto noi osserviamo un pochino. Ora riproviamo sempre contando fino a 11 respirazioni, proviamo a osservare il respiro come abbiamo fatto prima. Cominciamo. Oh, yeah. Tangazo ulami patene gomje de tabaji. Tat mushi tonganzu tumani gomiati motecere. Tatuni gomia la motechevala. Tatiki jajungi, damshigi, ninsukashici. Tangote macetamecadere. Ora abbiamo finito di meditare sul respiro. Quello che, di cui parliamo, l'argomento principale, è la meditazione sulla vacuità. Quindi a questo proposito è importante, quindi quello che viene presentato appunto la meditazione sulla vacuità, ma è importante prima introdurre, dare alcune spiegazioni che fanno un po' da cornice di questo, che sono un po' la base. Tombani gum seata, King Anzuki, yoga jang, yoga nyamle che seata wata. A te tu samalo. Saving Anzuki condition yungu reseducala. Ma seji yubaita. Tangai Nala support tambo gogoto. Nala sem quante, iwich gogoto. Nata number in a Jawashamala chi yapush gogodos chene. Ma seji yubaita teni yungu res. Quando parliamo di meditare la vacuità o praticare, addestrarsi nello yoga, tutte queste cose da dove vengono, da dove sorgono la necessità che ognuno di noi ha di fare queste cose? Noi pensiamo, io ho bisogno di un corpo in salute, io voglio una mente felice, no? E quindi tutte queste cose sorgono dal pensare io. La so. Patangi Kaspapi Shuyaki, so Shijayate, Ane Lamatunka Peki, Ane Namleki Namsha, Tatito ne bestene, Tijayure. Namleki Namsha. Tangazu Shijayata, Gomjaya, Namichi Samalo, Lamatunka Peki, Ti bestene, Tijayuta. Ora, quindi, quello che spiegherò, la cosa principale, riguarda il metodo di praticare spiegato dall'Amazon Kappa. Stacy ripas, we seek ripa, Stacy ripas, Kandigi shiri, shipachik, Tom Chile Yures, that is it. Quindi noi siamo esseri umani, ma non solo gli esseri umani, tutti gli animali, in generale tutti gli esseri senzienti, hanno una mente, quindi un conoscitore di oggetto o soggetto, e quindi questa coscienza, ciò che è chiaro e conosce, o anche detto questa luce chiara, è qualcosa che abbiamo tutti quanti, che è presente in ognuno di noi. La so. Taminda Mamu Yudukala, Wesig Nupatea, Clamatobacene, Wesiti, Palanya was Sunji, Marasul Yudeva. Dici. Ma Biala di Wessel Abduzamba di Nume Wessel Lagore di Nume. Quindi, tutti noi abbiamo questa chiara luce questo tipo di mente, questa chiara luce. E che però a causa dell'ignoranza, delle varie afflizioni, dentro di noi è latente. Ce l'abbiamo tutti, ma è latente, non è manifesta. Tutti abbiamo quindi questa chiara luce dentro di noi, tuttavia non ci è facile utilizzarla, non possiamo utilizzarla, non ne siamo capaci. Il motivo è che è, per così dire, nascosta da tutte le afflizioni mentali che abbiamo nel nostro continuum. Quindi è come se fosse nascosta da queste afflizioni. Nanjo pa gom jangke tanda tantra songa nyamle jangke ma ina miseke gosete tomcheko su chatoeji playore. Quindi se noi pratichiamo il tantra, lo yoga, le pratiche tantriche, quindi coloro che praticano il tantra riescono a dare capacità a questa chiara luce, quindi a utilizzare questa chiara luce. Se però ci chiediamo è possibile che questa chiara luce si manifesti così senza difficoltà, questo avviene in un momento particolare che è quello della nostra morte. Quindi al momento della nostra morte questa chiara luce si manifesta naturalmente senza doverci sforzare e in quel momento tutte le coscienze grossolane si fermano, cessano e si manifesta questa chiara luce. Ora, se pensiamo alla spiegazione degli scienziati riguardo al cervello, loro dicono che quando noi moriamo l'attività cerebrale si ferma e quindi in un certo senso diventa tutto buio, tutto nero. Invece dal punto di vista buddista si parla di una luce, un chiarore che si manifesta in questo caso. Quindi per i buddisti questo manifestarsi della chiara luce al momento della morte è un'occasione incredibile per praticare, quindi è visto davvero come un momento importantissimo. E quindi se si è in grado di utilizzare questa chiara luce ci si prepara prima di morire per essere in grado poi di utilizzare e cogliere quell'opportunità. Quindi se prima di morire ci si addestra, si pratica ci si addestra nella chiara luce praticando quindi lo Zalung, allora si riesce a riconoscere quando questa chiara luce si presenta. E quindi questa chiara luce poi ci si rende conto che è qualcosa di diverso dalle nostre coscienze abituali, è qualcosa che ha una chiarezza, una capacità davvero forte, e è qualcosa che è molto ha molta potenza qualunque sia l'oggetto su cui si dirige. Dawa chikla tisala de together nature randi water gubachik nalo and the genji tone dawa chi de shapuni desus. Quindi se noi siamo dei buoni praticanti, se abbiamo una buona pratica, allora al momento della morte riusciamo a riconoscere questa chiara luce e abbiamo la possibilità di stare in equilibrio meditativo in questa chiara luce. È possibile ad esempio stare anche un mese assorbiti in meditazione sulla chiara luce. Ad esempio c'è Dharamsala. Conosco un monaco che è anziano, che è stato in questa fase di meditazione per un mese dopo la sua morte, per un mese sulla chiara luce. Quindi se pensiamo a quello che attualmente dicono gli scienziati analizzando il cervello, loro dicono le attività sono cessate, quindi appunto non c'è niente, è per così dire tutto nero, non c'è chiarezza e così via. Invece nel buddismo si dice che siccome si è in assorbimento meditativo sulla chiara luce, allora è il contrario, quindi c'è davvero una chiarezza, una lucidità incredibile. Quindi i buddisti pensano che qualcuno che ha quindi questa capacità di praticare e di rimanere in assorbimento meditativo sulla chiara luce si trova quindi dopo la morte nello stato, nel bardo, quindi lo stato intermedio, e quindi questa mente di chiara luce è davvero forte e presente in maniera molto intensa, e qualunque sia l'oggetto su cui si dirige questa mente ha una capacità incredibile è molto chiara. Quindi questo è quello che dicono che accettano i buddisti. Suki Shugen de Karakawane Lefsondi? Di Tandanganzuni, Tusher, Tandanganzupena, Comjane, Ugesele Nyabashane, Nyumice, Samalota, Sishamalanganzu, Chido, Chitungur, Dishedukala, Pernalo, Natin Sang, modernized Tanganzi, and modernized. Peva, Gishi, Tutu, Contetan, your CCP. Ajana Shun. Ale CCP, CCP, Register. Conjugi influence reta. Conjugi Edwards W. Chiguita. Now, Mandula Tendel Gumato, Sishamala Mugusing at the Lior. Adesso in Tibet ci sono alcune persone che magari sono influenzate anche dalla cultura moderna cinese, in generale dalla cultura moderna, e che si chiedono: ma queste cose che vengono dette nel buddismo, se sono sempre allo scopo, per il beneficio delle vite future. Quindi non si parla di un beneficio in questa vita, quindi qual è, perché dobbiamo praticare queste cose? Qual è la necessità? Shaju tanto cane, takoro leva lega samangane, pesita mitzema ama shisung sambachi. Shugo ama ya studoa, ama ya studukala, ameki, kora ya studukala, komenkala, member tantogi operation, kandetan yuba, kora pomote, kora pimbog, yela kandesa patsu, jo lega chiyuba, sama, amate condition jatosons, kupananema tani, sama, pungi dos, nidugane shindukala, semete, ha levis, najudan judgment, stable. Nel 2016 in Germania una persona mi ha chiamato, una persona dalla Germania, quindi in Germania ho incontrato questa persona che mi ha detto, c'era una signora che mi ha detto che era stata operata insomma in ospedale, ha subito un'operazione, durante l'operazione poi le è stato detto che la sua attività cerebrale si è bloccata, quindi ha avuto, poi è stata rianimata. Quindi ha avuto un attimo di, come dire, di non attività del cervello e poi appunto è stata rianimata, e lei dice che si ricorda tutto quello che è successo durante l'operazione, le persone che arrivavano, gli infermieri, insomma quello che succedeva durante l'operazione questa signora lo poteva spiegare, e quindi ha detto la mente è qualcosa di davvero sorprendente, qualcosa di diverso, di così in un certo senso leggero, chiaro e così via. Quindi ha spiegato queste cose in quell'occasione. Tata Narazolo Gusi, Yurete in Nomle, Nanjuti, Zalung Kile, Nole, Yapo Yume, Chavayore, Yapo Yunana, Guseti, Milam Gineka in Bayananda, and Gom Jadukala in Bayananda, Gusek Nupate, Yako Korokorean Bardigure, Shuchimoleti. Quindi abbiamo visto che quando noi moriamo, questa chiara luce si presenta, si manifesta in ognuno di noi, quindi questa situazione è uguale per tutti noi. E anche ora noi abbiamo in modo latente questa chiara luce, e tuttavia in base alla nostra alla pratica dello Zalung, allora possiamo incrementare questa chiara luce, e soprattutto in occasioni particolari come al momento del sonno o dei sogni, quando facciamo particolari tipi di meditazioni possiamo far sorgere questa chiara luce. Nuba la Quindi ci sono tre caratteristiche, tre condizioni che prevengono, che ostacolano il sorgere, il manifestarsi di questa chiara luce, come dire che la inquinano, che la rendono sporca, come se fosse delle sporcizie o del fango dentro l'acqua. E queste tre sono attaccamento, rabbia e oscurazione, oscurità o ignoranza. La so. Tra questi, il principale ostacolo è l'attaccamento. Quindi tra i vari tipi di attaccamento ci sono tanti tipi di attaccamento, ma qual è la cosa principale? Possiamo pensare ad attaccamento per cibo, vestiti, quello che è cosiddetto per cibo, vestiti e discorsi piacevoli. Il cibo, insomma, quello che noi mangiamo, possiamo pensare ai vestiti, ma in generale a tutte quelle cose come una casa, tutte le condizioni, tutti i beni magari che abbiamo, no? E quando si parla di discorsi piacevoli, riguarda anche il fatto di essere conosciuti, essere famosi, voler essere, insomma, ben voluti dagli altri e così via. Quindi riguardo a queste cose, l'attaccamento a queste cose è ciò che principalmente ostacola il sorgere della chiara luce. Rupa shinge, to chinge inu chuna tela, ane gawache, tele, dochache, tele ya gayungure, tele disturb chinge, tamku tamsumle ya pache chinge chungsona, and damache, tele chadang segure, and tele contra mawache, yudukala, tigi, and stemti, new posogure, ugusteti, new posogure. Gonda de dawa chiki, che c'è di. Mare. Ta tambo tenga jo tok tamson le ya chapa de shu chimbo ji yoba yina ti chapa yoba yina ta ti tönda chura la phe thongge ji le sona chete la gayong re a to ki tamsu chura la raya la ne ti ki le sona chura te la khunto che ngre la su kane te la chadan segre khunto se. Riguardo a questi oggetti, se noi otteniamo questi oggetti o queste cose, queste condizioni che abbiamo visto, allora sorge piacere dentro di noi, no? Siamo contenti. Se al contrario c'è qualcuno o qualcosa che ostacola l'ottenimento di questi elementi, cibo, vestiti, una casa o discorsi piacevoli e così via, allora sorge rabbia dentro di noi, sorge avversione. Da so. Tomara, Kumara, Yan Tam Hienda Aramara, Tane, Gangayore. Tigi Tone Sankola Gangayore, but Tella, Torching, Pentonga Lessona, Tella Gagiore, Tella, Nechinke, and Gachi Chinke Lessona, Contrasane, Disegudue, Tella Part, Garneche Gugudu, the Nistanutane, Donna Tigi Wangi, Sankomti, Gangena Ronde. Possiamo dire che molti dei nostri problemi ai giorni nostri derivano da queste cose, avere del cibo o non avere del cibo, avere ciò di cui vestirci o insomma cose del genere oppure no, il modo in cui veniamo trattati dagli altri, il fatto che siamo tenuti in buona considerazione oppure no. Se noi abbiamo queste cose, allora siamo contenti. Se non ce le abbiamo, se qualcosa o qualcuno ostacola, allora sorge avversione, ci arrabbiamo. Quindi queste cose, questi sono degli elementi che, delle condizioni che possono disturbare la nostra mente. nambi shu na lo la timji sepa chapa te doya la ane donga sum sum yore te donga sum gi kor sun ya te chara donga na lo lung gure chara donga re duchara la yo mare donga sum se te yapu shi gutsu bai bai na rashin gi page sepa te docha te man nyun doya ta docha te shu chimo ma che la chaba yore goda donga sum se de donga sum Dunga sum in the Jaguarvasham, Shom the Jaguarva. Tunga sum, Dunga, Joy Dunga, Chabat de Checa, Dunga, la sola sola. Quindi, per ridurre questo attaccamento e di conseguenza anche questa avversione che sorge quando noi non otteniamo ciò che vogliamo, allora è importante riflettere sui tre tipi di sofferenza. Quindi quando noi riflettiamo sui tre tipi di sofferenza, che poi adesso andremo a spiegare, questo attaccamento diminuisce, di conseguenza anche la rabbia che noi possiamo provare non ottenendo gli oggetti del nostro attaccamento diminuiscono. Prima di spiegare questi tre tipi di sofferenza come preparazione, meditiamo un po'. Ora rilassatevi, rilassate il vostro corpo, sedetevi in un modo comodo. Kansa tomani gomke kansa le tambo batsu sono selan korgo ya nipat karusna nga seje ngara ngara dina yu nga seje semnalola domendo tetako. La prima cosa quando si medita la vacuità, se siamo soprattutto dei principianti, che cosa è necessario fare? Dobbiamo innanzitutto chiederci, guardare se dentro di noi, nella nostra mente, c'è il pensiero o se la nostra mente pensa io, se abbiamo questo pensiero io oppure no. Quindi tutti noi abbiamo questa chiara luce, come abbiamo detto prima, ma noi non la vediamo. Che cosa c'è nella nostra mente? C'è la tendenza a pensare io, avere questo pensiero io come qualcosa davvero che noi possiamo individuare, indicare e dire è qui. Penatri sonam ki chrantola keche shepe kapsa nga sonam nga netri keche yapo hele she gogre ne yapo she na nga sejik ba nga se keche shenge sonam nga sensa chinde yushasha chenge chonachi ala yudebachi sanon zutsu sachi yushasha chedebachi deyore munejene te trinare ndrig sanom sensa chin zutsu sachi yomare. Ad esempio, io cosa penso oggi, no? Oggi io Sonam, sto parlando a voi, sto insegnando queste cose a voi, io Sonam devo parlare in modo tranquillo, in modo corretto, in modo piacevole, e proprio c'è questa sensazione, no, di io Sonam come un oggetto, no? Qualcosa che io posso indicare, io. In realtà questa sensazione, questa mente che pensa io proprio come un oggetto che io posso individuare e indicare, è un'apparenza errata, perché in realtà questo oggetto non c'è. Adesso quindi meditiamo per 5 minuti in che modo, cosa dobbiamo pensare. Pensiamo, io dove sono? Quando qualcuno mi chiede, tu dove sei? E noi rispondiamo, e io rispondo, io sono qui. In che modo pensiamo? Dov'è quell'oggetto che noi possiamo indicare, no? Quando noi diciamo io sono qui? Dove? No? Abbiamo quindi questa sensazione, ma io esisto proprio nel modo in cui, proprio secondo questa sensazione, proprio nel modo in cui mi sembra quando io penso io sono qui, oppure questa è un'apparenza errata. Quindi ci chiediamo in questo modo, io dove sono quando penso io sono qui, e così via. E meditiamo così per 15 minuti. Qual è l'obiettivo di questa meditazione? L'obiettivo è quello di capire com'è il modo dell'apprendere di questa mente, di questa concezione quindi riguardo alla concezione del sé, dobbiamo capire com'è, in che modo questa concezione del sé apprende il proprio oggetto. Quindi per capire questo facciamo questa meditazione chiedendoci, come quanto spiegato poco fa. Quindi per 15 minuti meditiamo chiedendoci com'è il modo in cui la concezione del sé apprende il proprio oggetto. Cominciamo. Pomaia, E così abbiamo meditato per 15 minuti. Oh, conta samgyu chengi megyo di ta ngemane gomja nyongke ina na ko di gomja ta te gi thone ko chwa de khande gomja go yeme ta ko le ta tri bed le tambo ina ane sange ge ngara kha yeme ta go re sedukane ane sem de bed torbe ka sane ji le bed short so zonda ane samgyu chengi megyo ta di cha ta de sigre di la do ka ne. Se avete già un po' di esperienza, se avete già fatto questo tipo di meditazione, ad esempio nei ritiri che abbiamo fatto, allora magari vi riesce più facilmente, altrimenti potreste chiedervi ma che cos'è questa cosa? Quando si medita in questo modo si cerca di trovare questo io, si potrebbe sembrare che alla fine si arriva a non pensare niente, proprio a non dover pensare alcunché. Gomti già goye che nengat carressena, anzu gomti majana, anangaranzu che nga sesaci catuina ngaranzu che lutan semiusantina la nzgutsa che nga sesaci panzgutsu chuchu perché la ticca lapa che touch cena cea yujuci tedi che nganzi che nganzu lo yode yore. Ti yuba yeta ti nganzu sengkom la. Qual è la necessità di questa meditazione? Perché è necessario meditare in questo modo? Se noi non meditiamo così, allora abbiamo visto questo, parlato di questo io, no? Riguardo al nostro corpo, alla nostra mente, ci sembra che ci sia un io che noi possiamo indicare con il dito, dire questo è l'io, proprio trovarlo come qualcosa che sta lì e che noi possiamo indicare. E quindi c'è questo afferrarci, questa concezione dell'io, e questa concezione di io è qualcosa che causa molti problemi alla nostra mente. Ale da nge nanju ngara shepi chige pa tsa chimbo tsine ngandina yo samdiyandi nge samanashi chi remdoa sabachi ki nganjula understanding ngara chula tindi ki stemchi foji cheto yori. Se noi riusciamo a meditare in questo modo, allora se noi sappiamo meditare correttamente in questo modo, cosa succede? Succede che pensiamo, ci rendiamo conto io di solito ho questo modo di pensare io, di vedere io come qualcosa di molto importante, ma questo io che io vedo come molto importante, che penso di poter proprio trovare, indicare, in questo modo questo tipo di io non c'è, e quindi questo proprio sorge come una sensazione dentro di noi. Analytical meditation che ta ne dame gom ta tumani gom sena da dame gom sena tundo chi pare tedi gom thoya ke lo choa strong ani emotion strong willingness tedi gom thoya ta gomya ke deba shu chi bo chi la la ta ti ki base ki domishita hotin mote che go ke chi ma chha yore tedi idu kala nge dunga sum te teri ngote che go se junse te. Quindi se per conoscere, per capire bene qual è il modo di apprendere da parte della concezione del sé, allora è importante fare questa meditazione analitica. Quindi quando parliamo di meditare la vacuità, meditare l'assenza del sé, stiamo parlando della stessa cosa, hanno lo stesso significato, ma per poter far sorgere dentro di noi una sensazione, una forte sensazione, per poter far sì che la nostra meditazione sia forte, sia intensa, Allora, è importante innanzitutto dare una spiegazione di base. Questo è importantissimo e quindi questa spiegazione di base riguarda nello specifico i tre tipi di sofferenza. Pessimistic session. Sama dongata I Joachim there with Sanke or the Ditawajinamari. Nambi donga go shebi, Fera Semba Nalola, Donga Gum, Semba Machiba Chin, Deag Chetanamare. Quindi i buddisti parlano di sofferenza, tre tipi di sofferenza, ma alcune persone potrebbero pensare. Ma tutto questo parlare di sofferenza nel buddismo, i tre tipi di sofferenza, è un approccio proprio pessimista, no? Si parla solo di sofferenza e questo quindi ci rende infelici. Non è così, non è assolutamente così. Meditare a livello della propria mente la sofferenza non è allo scopo di diventare tristi, infelici. Nambe donga sum di corsi e mid carasena, Churangi, tanging e conda tabushimba, Sendigi, Pam, Sendigi, Hu, Sendigi, Sagitujo, Tensola, and strongly attachment di doyace. Nella tradizione buddista si meditano i tre tipi di sofferenza. Per quale motivo? Qual è la necessità? La necessità è quella di eliminare, ridurre o opporsi all'attaccamento riguardo ai tre oggetti che abbiamo visto prima, quindi i discorsi piacevoli, il cibo e i vestiti o comunque tutte le altre cose, oggetti connessi a questi. Deep tenda carasana, moni che ngarazola, suffering, soa dunga mone tenso samalola, ade naju, dungich dunga setijayo. La prima di questi tre tipi di sofferenza è la sofferenza della sofferenza. Il significato di questa sofferenza della sofferenza è proprio la sofferenza che noi vediamo, no? Quella che consideriamo proprio sofferenza, quindi le sensazioni spiacevoli, le sensazioni di sofferenza che tutti quanti noi sperimentiamo. C'è un'affermazione che fanno i buddisti, per così dire, una frase che viene accettata ed espressa dal buddismo, che è: dal momento che abbiamo gli aggregati contaminati, se noi abbiamo gli aggregati contaminati, quindi questo corpo, i nostri aggregati contaminati, allora questi sono pervasi dall'avere la sofferenza della sofferenza. Quindi abbiamo sicuramente la sofferenza della sofferenza. Appena ne tangi tambo shuane che shinro de kala ogse peche ta tonke ogse nyamle che tonke yimbai na ane padu ne ka sa khansa tenso te Ani Ruseta Tanin Tiwanganju Numelu Rusenda Luniki Zele Co Yana Luci Dantoir. Di Lutelina Tana Dunga Tenda Dunga Yo Mare Matu Tana draw Migi Sochi Neleji Pimondina Casatella Dungaci Dunga Epi Chaschin La Joy. Ora abbiamo visto che c'è un momento, no? Un momento della morte quando si manifesta la chiara luce. Se un praticante è in grado di utilizzare questa chiara luce, se un praticante riesce a praticare utilizzando questa chiara luce, allora nel momento del bardo, dello stato intermedio, riesce a utilizzare quindi la chiaraluce, il vento fondamentale, quindi a connettere, ad avere un corpo che è caratterizzato da questa chiaraluce e da questo vento. Allora questo corpo, questo tipo di corpo che un praticante particolare può avere nel bardo, non è caratterizzato da sofferenza della sofferenza, altrimenti oltre a questo tutti noi esseri ordinari, quindi esseri umani, animali e così via, abbiamo tutti un corpo che ha la sofferenza della sofferenza. Donna Dungi si è di Semdan Devi Chanala Dunga Chimbuchinanda, Seduk Senkwanda Devi Kange, Tetsama Dungi Tungere, Ya Lula Tute Luki Tone Kange Kariuba Tetamacello, Dungi Dungel Tsuyore. Indukani, Dungi Dungi, Sedukani, Yimaju Supuchamba, La Nadeve, Sadeve, Tichama Kojumare, Luda Semnika Dan Devi, Mashipa, Kange, Ane Suffering, Tetamacello, Dungi Dungela. In breve quindi, quando parliamo di sofferenza della sofferenza, questo è qualcosa che è in relazione con la nostra mente, in relazione quindi con tutti i problemi che possiamo avere, tutte le infelicità, la sofferenza che noi sperimentiamo. Tutte queste sono sofferenza della sofferenza, anche quindi a livello della nostra mente, a livello del nostro corpo. Non dobbiamo pensare solamente alla sofferenza però del nostro corpo, ad esempio ammalarci, stare male, provare dolore nel nostro corpo, anche la sofferenza che può insorgere nella mente, quindi quando sperimentiamo dei problemi, la nostra mente appunto soffre. Tutte queste sono sofferenza della sofferenza. Jubi Dunga said that Telejo Manzuki Koale Goyak and Nanga Chichigre. Jubi Dunga said the Rabani Pater. Il secondo tipo di sofferenza è la sofferenza del cambiamento. Qual è? Questo è davvero importante, per quanto riguarda noi il nostro vagare nel samsara. Questa sofferenza del cambiamento è importantissima. Giubidunga si dedicarà al Senato. C'è tanto Miki, Gendeco, c'è tanto riconosce il Carsena, e happy devalangizice di Chagiore. In aia, manzo Jobe, Cinsu, Nalola, Comuneghi, pleasure devalangizice di Deva Canti Ibaina, ti devati, Kichi Nipak, Rinciro, Kale, Kale, Tendavote, Dunga Kingola. Continue Kora Kaduina Deve Ngol, Deva Chanchachi, the De Toechi, Mestine, Tomchani Patejagir. Che cos'è questa verità della sofferenza? Scusate, questa sofferenza del cambiamento. In generale, noi, ad esempio, esseri umani, che cosa pensiamo? Quando noi siamo felici, sperimentiamo una sensazione piacevole, pensiamo questa è felicità, no? Sono felice. E, tuttavia, nel samsara, qualunque felicità noi abbiamo, qualunque piacere noi abbiamo, nell'istante successivo, gradualmente questo si trasforma nell'entità della sofferenza. E, quindi, a un certo punto questa felicità diventa sofferenza. Non c'è quindi nessuna felicità che possiamo dire rimanga sempre, rimanga duratura e rimanga solo felicità. Ora, quindi questo era il secondo, possiamo dire, la seconda tesi, le chiamiamo tesi o qualcosa che viene proprio proclamato, no? Nel buddismo, un punto importante, quello della sofferenza del cambiamento. E possiamo dire che riguardo a noi esseri umani, in generale gli esseri senzienti, se c'è la sofferenza del cambiamento, allora necessariamente questa porta poi porta alla sofferenza della sofferenza. 먼저 람린 염레 제이도 간에 코비 대발라 이 텐데 머루마스 제네 테세게 가서놓고 쇼케라 대바도 키보드 제 천하 요르데 양 곤달은 주도 요레 단디 텔레 도데 도마체 요레 니두칼라 마라츠 temporarily 대바다고 pleasure 천하 유데바테 톰체로 남베 딜 타니 가르자고르스나 주비 동하스 진 타니 디자 Da questo punto di vista, ad esempio se ne parla nel contesto della pratica del Lamrim, questa felicità che noi sperimentiamo nel samsara viene detta essere inaffidabile. Ad esempio noi alla mattina magari ci alziamo contenti, felici, poi questa felicità alla sera si può trasformare in sofferenza, magari alla sera non siamo più contenti. E quindi questa sensazione di felicità, sensazione piacevole, temporanea, che noi possiamo sperimentare, nel buddismo viene chiamata sofferenza del cambiamento. Pena pleasure temporarily tindi imba ine anju attached to chambo che attached to chambo yor anju mala devachi shona samne revaja kale jagi yorete devati raba theda tigi cheda kale jaba nichna kale jabe dumate gi mawachi chado yorete E quindi noi per tutto il nostro tempo, no? nel samsara, anche se abbiamo delle piccole felicità, o delle sensazioni piacevoli temporanee, per quanto siano brevi, in noi sorge un forte attaccamento per queste sensazioni. E quindi al fine di ottenere queste sensazioni, noi ci impegniamo e fatichiamo molto. E però cosa succede? Questa fatica che noi facciamo per ottenere quelle sensazioni piacevoli comporta più sofferenza rispetto alla felicità che otteniamo. Se noi riusciamo a conoscere, a renderci conto di questa natura, no, delle sensazioni di felicità, le sensazioni piacevoli che abbiamo attualmente, che quindi si trasformano poi in sofferenza, che quindi questa è la natura delle sensazioni piacevoli che noi sperimentiamo, se riusciamo a riconoscere questo, allora questo nella nostra vita, anche proprio in questa vita attuale, è davvero di grande beneficio per avere una mente tranquilla e rilassata. Temporarily pleasure attachment docha shukchimbo yungeti na kolonsa desa kiga kawado yaga kawa tungdo te damyongre kasi tati pleasure devati kichi chig rashi re ana chantu du kal kichi chigri devati etogre timisi ngal devata tha deke yo mare na kawa desa ranan digdo tele ngir ropati desa yaga chikora dena ngatillo degato ma inji attachment ke chimbo rebdo sabayina Nanju Devalea, Kichiki in Jubi Rashi Chesanata, Tanangazu Shude, Jubi Dunga, Sendi Yabu, she Montabaina, Jinde Masicheto Corala, Sosuki Chetak Shivichik Tela, Striggle Chema Devace, Bilu Chandore, Chavatire. Ad esempio, pensiamo di essere al ristorante con i nostri amici. Al ristorante ci sono diversi tipi di posti a sedere, tanti tavoli, tante sedie. alcune sedie, alcuni posti sono migliori di altri, no? Magari noi vogliamo stare fuori con un po' di vento, con il sole, oppure ci sono posti che preferiamo, no? Rispetto agli altri. E quindi quando vediamo i vari posti sorge un forte attaccamento per alcuni posti rispetto ad altri, e quindi noi andiamo a cerchiamo di sederci nel posto migliore, no? Se noi non abbiamo questo tipo di pensiero, allora ci rendiamo conto che anche se troviamo un posto, il posto migliore, comunque questa felicità non dura che un istante e poi cambia, si trasforma. Allora pensiamo, non c'è una grande felicità, una grande sensazione piacevole che sorge dal trovare un buon posto, allora qualsiasi posto va bene, anche se il mio amico trova quel posto, si siede in quel posto e non mi ci siedo io, va bene, non è un problema, va bene in ogni caso. Quindi non sorge un forte attaccamento e quindi in questo modo, se noi riusciamo a riconoscere bene questo cambiamento di istante dopo istante delle sensazioni piacevoli, quindi riconosciamo la sofferenza del cambiamento, allora in questo modo la nostra vita non diventa una continua fatica, un continuo cercare, fare fatica e affannarci. La nostra vita diventa davvero tranquilla e serena. Tanda temporarily Kichi Deva Tensola, Chapati Shuchima Jigmar. Kichi Deva Tensola, Chapati Shuchima Mebaina, Rashingi Mitito, Lulu Chadori. Quindi in questa vita, se noi riguardo a questa vita ci rendiamo conto, riconosciamo la sofferenza del cambiamento, allora non sorgerà un forte attaccamento riguardo a quelle piccole, momentanee felicità. Di conseguenza la nostra mente naturalmente sarà tranquilla e rilassata, saremo persone tranquille e rilassate. Vediamo se c'è qualche domanda e magari rispondo. Vediamo, è difficile rispondere a tutte le domande, magari perché ci sono scritte tante cose, care se no con so che gli che già mangiano ci sono. Penna tampo di kare ngazzo di yoga jantu zampa di lakpani di kampa di gyalola di shagorwa. Oh di kawala shagore di kampa korang gi ganla di kampa ganla di lakpa shasa tatak kaware di exercise tama di rwa. Di Nikaba teacher, Kamba Buggy, Tinga Tunima, Cinema, Oetre, Tatting it, and the Tay de Woman, the Kambagi, and the Sherata, and the Kamba digging two tickets and the Jalodima and the Cinema Payet. Ale, dus Chegor, this Lapegi Japti, Kambi Twitema, the Tinga de Mampur and Chile. Quindi, riguardo alla domanda dove. Dove si mettono i pugni dietro sulle caviglie riguardo all'esercizio che abbiamo fatto prima, stanno, avrete visto adesso, dai talloni e spingiamo giù, insomma, sulla pianta del piede con il dorso della nostra mano, con le nocche. E ne... Oh, guarda. Dighe, senkomla, l'usopola pengere, senkomla pengere, migliore. Questo è di beneficio sia al corpo sia allo stato della nostra mente. Tadiki nyamlen kanjeyo me ta pecha miseji yore pe. Pecha yore. Pecha tanda ti naru chutuk se ki shung tesu naru yore. Domanda: dove troviamo scritta la tecnica del respiro in 9 cicli? Questo si può trovare, ci sono dei testi e lo si trova nella pratica chiamata i 6 Dharma di Naropa, o anche i 6 Yoga di Naropa. Poi nella cena che lui da Kagyupa Narochutte, ma non le sue cose. In Tibet entrambe le scuole Gelugpa e Kagyupa praticano questi. Hanno nella loro tradizione questo tipo di pratica. Quindi nella scuola Gelugpa ci sono molti testi che parlano di questa pratica, e ce ne sono molti anche nella scuola Kagyupa. Oh, domanda: si può anche aiutare una persona morente che non è praticante? Si può fare qualcosa magari praticandola con noi, noi con il Tonglen? E nigela tape michik tashikalamoina yamena ta gyoboshi ta chonyachiina ani ta penya pento cheachi yorepe penna non so, mi di nyamdo Tonglen, giappo, nyamlen c'è, tende c'è Europe. Da mi di nanju comasci niente pena tanda nambe nalo te ore. Kusulam c'è, c'è giutoie, kusulam c'è se c'è. Tendi di nyamle c'è che imba inana, cosciga la mola, ane tacera shirodo, c'era che anni sosu nanju nyamle de chene chor gom jatana yapo yorest na kola lavayina ana kongi ani Quran la demand chebayita ana kongi Quran nanju nyamle de sonota yudukala ana koro shima shidukala stenkom te ma shidukala lung rba rba matim gogyore tim yudukala similar chana chata mendo pa din pesha na sunsha yobayita kotena shi chene gom jane rotone tama gose le chai dukala tante queste chason sabacene and tumani kala oveseki nyabayato yore. Quando quindi per aiutare una persona che sta morendo, prima che questa persona muoia, se ad esempio questa persona conosce la pratica del portare i 3 corpi sul sentiero, allora si può dire a questa persona, si può ricordare a questa persona questo tipo di pratica, ripetergliela, quindi far sorgere alla memoria ancora questa pratica e le istruzioni a questa persona, e quindi poi al momento della morte la mente viene assorbita nel vento, ci sono vari assorbimenti, varie sensazioni e manifestazioni che vengono descritte nel testo. E se si riesce a meditare in questo modo, quindi poi si riconosce quando sorge la chiara luce, e quindi attraverso la chiara luce poi ci si può porre in assorbimento meditativo sulla vacuità. Yudukala Charachewa Shimala, Ugresiti Yapu Chichewa Lune, Yapu Chichegi Chet Chorangi, Ane Tanga Shine, Tishimatelangi, Missinchi Shendala, Neone, Yapushi Pentu Sare, Pentui Sabacine, Stim Glut di Chikine, Choran Tonotas Labaina, Halivichimore, Kesishidukala, O Tanga Chewa Shimatingi, Ugresiti Chaptanachewa Lune. Se una persona non è un praticante di questo tipo, allora al momento quando questa persona sta per morire, è importante dirle cose come tu stai per morire, ma non ti devi preoccupare. Tu hai dentro di te questa chiara luce. Bisogna cercare di aiutarla a pensare in questo modo. Se io riesco a stare con una mente tranquilla, a pensare ho questa chiara luce, quindi in questo modo questo è di beneficio per la vita successiva. Pensando, ad esempio, io nella vita successiva potrò essere di beneficio a moltissimi esseri. Quindi se si riesce a pensare in questo modo, al pensare ad essere di beneficio a moltissimi esseri nella vita successiva, allora in questo modo sicuramente si prenderà una vita successiva, sarà una vita, scusate, positiva, e questo sarà quindi di beneficio a questa persona. Se una persona al momento della morte ha una forte paura, una forte preoccupazione, e magari non è una persona che ha esperienza di meditazione, dell'assenza del sé, della vacuità, allora questa persona cosa potrebbe pensare? Io sto morendo, questo mi fa paura, no? Sono molto spaventato. Quindi in questo modo cosa succede? Aumenta l'attaccamento per ciò che, ad esempio, per il proprio partner, per il proprio marito, la propria moglie, per i propri figli, per la propria casa, per i propri averi, i soldi e così via. Sorge molto attaccamento per queste cose. Ad esempio si pensa a chi li do, chi li avrà, chi se ne prenderà cura e così via. Sorge questo attaccamento, questa bramosia, quindi la mente si preoccupa e morire in questo stato mentale porta al pericolo di rinascere nei reami inferiori, avere una rinascita negativa. Se riusciamo a meditare l'assenza del sé al momento della morte, allora, e quindi stare continuamente, meditare solamente l'assenza del sé, allora non sorge una paura che pensa io sto morendo, non sorge questo tipo di pensiero e non sorge paura. Quindi rimaniamo tranquilli, rilassati, continuiamo a pensare, a meditare come stiamo meditando. Poi se qualcuno, se un praticante davvero sa come far manifestare, come riconoscere la chiara luce e fare determinati tipi di pratiche, allora riesce a morire proprio meditando la chiara luce, rimanendo in meditazione sulla chiara luce. Anche se non riesce a fare, in ogni caso non ci sarà paura, non ci sarà preoccupazione e quindi... non ci sarà o sarà comunque improbabile rinascere nei reami inferiori. La sorge. Sono passate 2 ore e mezza, quindi ringrazio tutti e ci vediamo questo pomeriggio. Buon appetito lunch.